Amici di Tennis Stars, eccoci qua, siamo un po' in ritardo di 13 minuti perché è successo un qui pro quo con il sistema informatico, ahimè ogni tanto può succedere qualche inconveniente, ma l'abbiamo risolto in tempo abbastanza breve. E oggi avremo ospiti due amici, due ex giocatori che poi sono stati anche dei coach, uno lo è tuttora. E tra l'altro lui, poi dovrò fare una domanda a Claudio, vi anticipo già il nome perché a me interessa il discorso della scopa, come è nata la storia della scopa, ma questo lo scoprirete dopo. E, allora, prima di farli salire qui vicino a me, faccio partire la mitica, nonché storica ormai, sigla che tutti apprezzano. Vediamo se la riesco a far partire. Ci siamo evoluti, abbiamo messo anche la sigla, ma nel mentre che è finita la sigla faccio salire subito su in diretta con me il primo dei due partecipanti di oggi, che è Claudio Pagliazzo. Ciao Claudio. Ciao Ricca, buongiorno a tutti, se qualcuno ci ascolta. E arrivo su con un look decisamente più interessante del nostro, di me, Claudio, che noi siamo ancora uomini di campo. Sì, no, vabbè, ma lui è un baronetto. Ecco, definito un baronetto, Marzio. Loro, ciao Marzio. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Che adesso ci dirà il suo ultimo DCPM. Sì. Direttamente dalla presidenza da Montecitorio, da Palazzo Chigi. Vabbè, ci sta un po' di serietà, forse dire che Marzio è sempre stato elegante, anche esatto. Quando giravamo con pochi soldi in tasca è sempre stato elegante Marzio. Allora io adesso lo sono dovuto diventare forzatamente, però, perché avrei preferito sei sempre stato elegante Marzio, è di giusto, dai. Allora io partirei, il sottotitolo che ho messo alla puntata di oggi è il tennis del passato, del presente e del futuro. Io partirei dal passato e vi chiedo, siccome che so che avete fatto parecchia strada anche assieme, vicini, vi chiedo com'è stata un po' la vostra carriera da giovani e se vedete che differenze vedete con il mondo dei giovani adesso. Parto da Claudio. Partiamo da Marzio, vi metto soli, guarda. Diciamo che noi, la generazione nostra, diciamo che ha attraversato il periodo del cambiamento proprio radicale dell'attrezzo, perché noi fino a, noi abbiamo un anno di differenza con Claudio, per cui comunque diciamo, per quanto riguarda me, fino ai 17 anni, 18, per cui io, essendo del 61 parliamo del 79, si giocava con la racchetta di legno, per cui chiaramente dall'inizio tutta l'insegnamento, la programmazione è stata improntata con diciamo dei requisiti che andavano a soddisfare quelle che erano le necessità di quel periodo, di quel tipo di gioco. Poi chiaramente col cambio dell'attrezzo sono entrate le prime racchette in grafite, che sono state le prime. La prima è stata la Rossignol, l'F200 che ha fatto un po' da padrone, quella che aveva iniziato a giocarci Villander, tanto per capirci, e lì in effetti il gioco è cambiato completamente, proprio le caratteristiche, perché facciamo un esempio, la battuta, il servizio, c'era qualcuno a quei tempi che poteva essere, ecco, uno di quelli che serviva meglio per dire Rapanatta, ma poi ce n'era qualcun altro, però non era per dire un colpo che veniva curato chissà che, cioè io per dire, penso pure Claudio, una lezione sul servizio forse l'avremmo fatta una, forse era quasi una rimessa in gioco, tranne qualche giocatore dove che invece magari proprio per caratteristiche sue riusciva a servire meglio e farne diciamo un'arma, ma erano veramente pochi, ecco, tra i quali magari Panatta era uno di questi, e gli altri si serviva e poi si cominciava a giocare, il gioco andava per le lunghe, tant'è vero che ad esempio anche la preparazione atletica di base era quella, la base della preparazione atletica che si faceva per il primo magari mese quasi di preparazione era sul fondo, si faceva fondo si correvano i 20 km. Anche sulla preparazione atletica di oggi il fondo è proprio scomparso, proprio non si fa più, perché si gioca su un colpo, su due, forse qualche volta tre,
per cui è stato proprio un cambiamento radicale dato dalle possibilità che ti dava l'attrezzo, che chiaramente prima non, fare un colpo vincente specialmente da fondo campo era impossibile. Ecco, gli attrezzi nuovi, specialmente quelli da adesso, ecco, se tu fai un bel colpo l'avversario magari lo lasci proprio fermo, insomma, per cui è stato, certo, un cambiamento proprio radicale. Claudio? Sono d'accordo, perché io giocavo con la Stewart Challenger One, che diceva Barazzutti, sono passato all'F200 nel giro dei 3 mesi e tiravo 3 volte più forte, cioè faticavo meno, c'è ragione Massimo, cioè proprio, a parte che il discorso tecnico, io mi ricordo una volta che lo farei volé, mi hanno fatto fare 50 di colpi, ne ho fatta una giusta, hanno fatto, ecco, si fa così la volée. Quindi non c'era un esercizio tecnico o tattico come adesso. Cioè io magari rubavo qualcosa da Marzio, come giocava lui magari prendeva qualcosa da me, cioè si rubava con gli occhi più che con un sistema di coach in campo, perché alla fine, devo essere sincero, io ho sempre seguito Marzio come preparatore atletico e lui che preparava i programmi di atletica, che adesso fanno queste attività che si chiamano le Spartan, che vanno in mezzo al fango, ecco, secondo me ha inventato Marzio quelle, perché abbiamo fatto delle cose, io non ho inventato niente, cioè vabbè, quello che facevamo noi, copertoni, correvamo in mezzo al fango, le piogge, cioè, è stata tutta una cosa improvvisata, io come, fatta al momento, e poi in campo erano ore e ore su barattoli di palle dallo Poppen, chi è colpito 50 volte, cioè adesso è tutto programmato, cioè quello che ti fai muoviti con le mani, che ti cura il cervello, che ti cura gli impatti, noi era tutto quanto, ogni giorno ci svegliavamo e facevamo qualcosa, cioè sì. È cambiato proprio radicalmente il sistema, cioè, i coach, non so chi erano i coach, mai avuto un coach in vita mia, non so, ma neanche il maestro, cioè, che mi dicesse guarda il dritto fallo così, cioè, io copiavo i più bravi, tutto qua. Adesso sei diventato coach, quindi insomma è una responsabilità che poi ti chiederò alla fine anche il mitico attrezzo che usi per tutti i tuoi esercizi, che è costosissimo, è una scopa. Ma quello l'ho trovato, sì, infatti Amazon non si trova quello, perché è un attrezzo particolare. È vero. Senti, voi comunque siete stati dei giocatori ATP, Marzio tu sei salito fino ai 200 circa come classifica. Sì, lui sì, lo so. 596, sì. Quali erano le differenze? Sono durato poco perché ho avuto un infortunio quando avevo, ecco, a 20 anni avevo 195, insomma 196, ma che mi ha tenuto fuori tanto, dal quale comunque non mi sono neanche più ripreso bene, perché l'anno dopo comunque non giocavo più come giocavo prima, e poi prima c'era anche una classifica ATP strutturata in maniera diversa, non c'era il ranking protetto, per cui tu i punti che avevi accumulato nell'anno precedente li dovevi difendere l'anno successivo, perché se ad esempio tu un anno non riuscivi a giocare li perdevi tutti, che è quello che è successo a me, per cui io l'anno dopo sono dovuto ripartire addirittura da B1 e con 0 punti ATP. Poi ci sono state altre vicissitudini, ma comunque a parte le vicissitudini io non giocavo più come giocavo prima, per cui in effetti la carriera mia è finita a 21 anni a livello, diciamo, internazionale. Prestissimo, tu, è una domanda che faccio a tutti e due, visto che Claudio allena anche dei ragazzi, dei ragazzini, diciamo i sacrifici, perché si parla spesso di sacrifici che bisogna fare per arrivare a un certo livello, secondo te sono cambiati nel tempo? Cioè una volta c'era bisogno di molto più sacrifici, oppure adesso sono un po' più impegnati? Come la vedi? Ti dico, Claudio, una volta i genitori erano lontani da noi, nel senso che ci seguivano, gli piaceva, erano più tifosi, capito? Cioè mio padre, mi ricordo, mi disse: "Cla, io ti posso dare 1 milione di lire, con questo fa tutto quello che puoi fare, finiti questi, non giochi più". Quindi, capito, prendevo un motorino, andavo a fare un torneo a 100 km con un motorino e tornavo per giocare, quindi era, i sacrifici erano tanti, ma non si sentivano, perché c'era una passione di fare sport in generale, perché io mi ricordo ancora che noi giocavamo magari 3-4 ore a tennis e poi giocavamo 4 ore a calcetto, cioè non era proprio lo sport la vita, capito? Non era il tennis, cioè si giocava anche a tennis perché era lo sport che avevamo scelto con poi il primario, ma non ci facevamo anche niente, cioè andavi a fare mezza maratona e andavi in bicicletta, cioè facevi tutto, mentre adesso i ragazzini sono molto specializzati, fanno solo quello che
lo sport che fanno, fanno tennis, ma solo tennis, fanno full time a 15 a 14 anni, che sono 4-1, giocano 3 ore al giorno, cioè, è cambiato proprio, non hanno giovane, non hanno la passione, cioè fanno questa cosa qui perché noi una volta facciamo sport, ma poi ci troviamo con gli amici, magari in piazzetta, mentre adesso per i ragazzi lo sport è diventato anche il momento di svago, non so come spiegare, quindi stanno ore lì perché non c'hanno niente dopo. E quindi non so quanto sia passione per quello sport o quanto sia voglia di socializzare e stare con la gente, perché se no non si spiegherebbe il successo che c'erano questi tornei ITF o ETA, gente che non sa neanche giocare si iscrive agli ITF Junior. Cioè, è solo perché secondo me vogliono stare un po' insieme. Poi c'è un gruppo di ragazzi invece che hanno doti, hanno caratteristiche, talento, è un altro discorso. Ma la basta, secondo me, fanno sport per stare insieme agli altri ragazzi. Mentre prima noi facevamo sport proprio per fare lo sport, perché non ci serviva stare insieme agli altri, ce l'avamo al di fuori, c'eravamo amici fuori, andavamo al cinema, cioè avevamo anche una vita oltre il tennis, capito? Certo. Quindi adesso i ragazzini dentro lo sport hanno tutto, hanno gli amici, è cambiato il modo di viverlo, secondo me. Marzio? Beh, io penso che, facendo sempre riferimento a quello che ha fatto un po' da spartiacque, io penso sia stato il periodo quando è uscito fuori, diciamo, Borg, è stato lui, insomma, che ha un po' rivoluzionato anche i propri metodi di allenamento, nel senso che, faccio un esempio, noi prima c'era il Centro Federale di Formia, quello dal quale sono usciti i vari Panatta, Barazzutti, Bertolucci, insomma tutta la generazione di quelli prima, di Matteo, i Franchitti, no? E calcola soltanto che i primi due mesi, anche forse quasi tre, insomma, finivano i tornei verso settembre, ottobre, novembre, dicembre, si faceva solo preparazione atletica e poi si andava a casa per le vacanze di Natale, e al ritorno delle vacanze si cominciava a fare un allenamento di atletica la mattina e uno di pomeriggio di tennis, o viceversa, per cui si introduceva il tennis soltanto a partire da gennaio, quando poi i tornei ricominciavano verso aprile. E calcola che ne so, i vari Panatta e prima ancora Pietrangeli erano gente anche a livello mondiale, ma che si allenavano 3 volte a settimana, 4 volte a settimana. Poi è arrivato Borg, dove un po' tutti hanno capito che faceva le dichiarazioni ma alleno 5 ore al giorno, e diciamo che un po' tutti hanno constatato che la ripetitività dei movimenti, comunque, a prescindere comunque dalle tue qualità, chiaramente anche se ce l'avevi le migliorava, però la grande ripetitività ti faceva abbassare la percentuale di errori, per cui lì è stato un cambiamento, è stata una gara a chi si allenava di più, per cui si è passati a doppio allenamento al giorno, poi al triplo allenamento, perché facevi 2 allenamenti di tennis e 1 d'atletica, per cui è chiaro che è diventato poi un tennis più meccanico, dove è stato sicuramente lasciato meno spazio al talento, anche però, a parte il discorso delle ore di allenamento, dovuto anche, come diciamo prima, ai materiali utilizzati. Certo che c'è stato un cambio. Prima di passare al tennis di adesso, che vi farò una domanda, così voglio sentire anche la vostra, vi chiedo, siccome che da quello che ho appreso e capito di voi, so che avete fatto tante trasferte assieme, tanti tornei assieme, no? Allora io voglio sapere da Claudio un aneddoto magari divertente di qualche vostra trasferta, se c'è, se si può dire. Sì, se possono dire, ma il problema è me ne vengono in mente tanti, cioè io quello che a me mi è rimasto impresso è quello con la macchina di Marzio, quello continua, cioè ne abbiamo fatti tanti, ma quello è stato, abbiamo fatto dei viaggi in macchina pazzeschi, oppure una volta abbiamo fatto un torneo, era, mi pare, a Pieve di Cadore, siamo andati col treno tutta la notte in piedi, dormivamo da una signora che ci faceva mangiare, cioè, avevamo una fame, cioè, non dormivamo mai, ore e ore così, improvvisate le cose, alberghi che costavano poco, cioè è sempre stata una sopravvivenza, capito come? Cioè proprio si partiva così, senza nessuna, oppure per dire, dovevamo andare a fare un torneo e una volta uno andava con la macchina, poi c'era l'altro, si inventava che c'era il motorino, cioè era sempre, cioè come dire, era un arrangiarsi continuamente, e gli aneddoti non erano, diciamo, il fatto di qualcosa che è accaduto, perché poi è accaduto, era il come tu andavi a fare questi tornei, no? Ridevi prima, ridevi durante, partite a peppa infinite tra un match e l'altro. Adesso queste cose qua non ci stanno più, però se vuoi un aneddoto particolare,
il viaggio che abbiamo fatto con la macchina di Marzio, che c'era solamente lui col sedile da guida. E come detto, io avevo uno sgabellino da mare da prendere il sole e arrivo al mare di fianco e ci passava vicino alla volante e ci guardava sempre in maniera molto stanca. La macchina era bella, bel BMW era. No, te la ricordi male. No, te la ricordi male perché i sedili me l'avevano fregati. Perché Sì, tu guarda, per un momento ti sono guidato. io guidavo col seggiolino e tu dietro stavi sdraiato perché c'erano i sedili. È vero, funziona manco quello di guida. Sì, ecco, questo qui per dirti è un aneddoto. Una macchina sporpata, gli hanno rubato tutto quanto, siamo partiti uguale, cioè non ci ha fermato sta cosa, capito? Adesso sarebbe successo chissà che. Ah, Ma no, io cosa fai? ho una fedele carino. Ce ne sono, ma non è che sono Questo, non so se comandati. lo ricorda Claudio, era praticamente il primo turno agli internazionali d'Italia. Praticamente lui gioca contro Fabrizio Ricci, che era un po' in quel momento un po' l'astro nascente, ha vinto i campionati italiani, aveva qualche anno di meno, però insomma ne parlavano come potesse diventare un campione. E praticamente lo hanno messo a giocare al campo quello sotto dove c'è il bar, per cui c'era, quando anche magari negli altri campi c'è poco affluenza, lì quel campo è sempre pieno di pubblico. Per cui, siccome diciamo che a quei tempi il punto forte di Claudio non era il gioco inizia il riscaldamento, però provano i colpi, un po' da fondo, un po'... Ricci viene a rete e prova qualche volée. A un certo punto Ricci torna dietro e aspettava che Claudio andasse a rete come da prassi e prova qualche volée. Invece lui fa: no, no, vai, vai, prova le battute che sto pronto. Se vergognava di andare a provare Però qua quel match lì Fabrizio Ricci è andato secondo, volée a rete. quindi Sì, non mi sentivo né ecco. Diciamo le cose come stanno. Allora, no, no, ma cioè, ma non mi interessava vincere la partita, cioè, ma queste cose qui ce ne stanno mille, ma veramente, perché poi ti dirò, erano tanti giocatori, ma erano anche simpatici, perché c'era, sì, c'era antagonismo, c'era anche amicizia, non so come spiegarti. Quindi alla fine non andavi a fare un torneo, era bello anche vedere certa gente, no? Ci parlavi, cioè, mentre adesso questo non c'è più, quello mi manca a me. È lo so, proprio bello. un po' anche in generale che è cambiato, Claudio, voglio Sì, dire, sì, sì, sì. anche un confronto per dire con i calciatori, no? Ma ai tempi nostri, io pure per dire, sono stato un periodo, sono stato abbastanza amico, diciamo, di Falcao, ma io per dire andavo tranquillamente il sabato sera, loro avevano una mezz'oretta dopo che cenavano, quando a quei tempi stavano in ritiro all'hotel Villa Pamphili. Ma c'era anche gente che andava oppure al campo d'allenamento, tu potevi andare e con i giocatori ci parlavi proprio tranquillamente. Adesso, se tu provi a avvicinare un giocatore di calcio di Serie A, è diventata per dire una cosa impossibile, sono delle star, no? Prima i campioni erano campioni perché erano forti nel loro campo, ma non è che facessero una vita al di fuori diciamo, della normalità, Ma proprio. infatti, Marzio, allacciandomi questa cosa che hai detto tu, no? Al tennis garden dove noi ci allenavamo, c'era un personaggio che si chiamava Matchball. Questo girava col cappello, baschetto, una valigetta, racchettina, ma era qualsiasi scarso. Un giorno stavano sul campo uno, stavano allenandosi, c'era Barazzutti, erano tre Davis, che palleggiavano in tre, no? Lui si è avvicinato e ha fatto: che sei al quarto, che fai il doppietto? Gli ha detto. No, per farti capire che gente così forte stava al campo 4 a allenarsi. Il socio passava lì e neanche si fermava. Adesso se ci sta un 2-3 che sa fare due smash, arriva qua che sembra che ha vinto Wimbledon. Cioè, mentre una volta così qui, ma gente come Franchitti, come Pierola, come Pancio Di Matteo stesso, ti vedevi palleggiare lì, stavano con te a mangiare il panino e c'è una storia da raccontare. Invece adesso queste cose qui non esistono più, non c'è più quel contatto là. Tra l'altro io guardavo, una volta ricordo ancora Franchitti, gli arrivò il pacco delle scarpe da Diadora, no? E dentro aveva 7-8 paio di scarpe. Io lì c'avevo, me le compravo perché chiedevo nessuno. E quindi faccio a Vincenzo: oh, ammazza quante scarpe! E lui fa: tu credo tu sei una sega, io sono forte. Ma ha risposto così, no? E quindi era proprio no, per dire: c'era un rapporto libero tra noi, cioè anche se lui era un campione e non nessuno, lui stava lì Ecco. con me, giocava a calcetto con me, credo come Quasi mi faceva umano. delle scarpe. Era così, era bello così, si comportava in maniera naturale. Infatti adesso dopo 50 anni, quando sento Vincenzo Franchitti, sono sempre contento perché è una persona che stimo, insomma. Mentre adesso i ragazzi, tu dici, oh, lo scorso anno hai giocato, fa, ah sì, non mi ricordo quella che sta allenando lì, non si ricorda neanche il nome, capito?
Quindi è cambiato un po' questo qui, questo è ragione Massimo, è cambiato tutto quanto in questo, sì, è vero. Arrivando al tennis di adesso, no? Mi ha colpito ieri leggendo un articolo che il giocatore russo che oggi ha perso con Djokovic le semifinali, Karatsev, arrivando in semifinale agli Australian Open di adesso, ha guadagnato di più di tutti i montepremi che ha guadagnato in tutta la sua carriera tennistica. Ora vi Ci credo. chiedo, è giusto che sia un divario così enorme che magari uno che fa un torneo ITF o i challenge che sono comunque di buon livello sia tanto ma tanto tanto di meno e poi dopo hai bisogno magari della famiglia o degli sponsor per poterti permettere delle stagioni quando arrivi in semifinale Australian Open e ti sei praticamente sistemato. Non è Guarda, vero? io faccio parlare a Marzio questo, io ti rispondo in 2 secondi. Per me non è un fatto del montepremi. Il problema grosso è che se tu fai un torneo ITF da 15.000 a 25.000 non prendi punti, no soldi. Tu devi aumentare i punti, perché se io aumento i punti, valgo su di ranking, faccio tornei importanti, perché se io non prendo punti, io vinco 10 tornei a 10.000 e ho preso 15 punti, no? E ho investito 10 settimane, ma che sono 900 al mondo. E non gioco niente, bisogna che i punti siano distribuiti. Invece passo un turno allo Slam e prendo 300, cioè non riesci mai a entrare lì, capito? Capito, sì, Quindi chiaro. secondo me bisogna balzare i punti nei tornei minori, perché almeno chi vince ha possibilità di fare tornei più importanti, perché se no tu vinci 15.000, un 50.000 non lo giochi a meno che vai a giocare a Djibouti o in Eritrea. Cioè il problema sono che i punti che prendi sono troppo pochi rispetto a quelli importanti. Poi dopo è ovvio che i soldi fanno comodo. Se tu puoi giocare un torneo importante perché hai il punteggio, poi arrivano anche i soldi. Ma se no, che senso ha? Se io aumento a un 10.000 dollari, prendo 4.000 euro di montepremi, ma non ho i punti, io con i soldi invece compro un motorino. Che faccio? Cioè, se non posso giocare ai tornei, per me è una questione dei punti, io la vedo così. Marzio? Guarda, il discorso è abbastanza complesso perché purtroppo il discorso è che per le aspettative, specialmente dei ragazzi, specialmente di chi prova a fare il professionista, per cui ti parlo già di no, di ragazzi in prospettiva, di ragazzi comunque perché io parlo magari 18, 19, 20 anni, nel momento in cui stai cercando tu, il tuo obiettivo è di entrare, diciamo, nei primi 100 del mondo, quello è un po' l'obiettivo di tutti, perché purtroppo il tennis come è strutturato, già se sei 130, 140, 150, hai delle spese enormi, perché tu hai speso ogni settimana di viaggio, aereo tutte le settimane, albergo tutte le settimane, coach che te lo devi portare dietro, preparatore atletico, nutrizionista. E per cui se tu sei numero 120 del mondo, tu magari guadagni, che ne so, 200-300 mila euro alla fine dell'anno e sei andato pari. Per cui è tutto un cercare e un programmarsi per cercare di entrare in questi fatidici 100 del mondo. Per cui anche la programmazione che tu fai sui tornei. E fai, diciamo, un investimento nella speranza che tu riesca a entrare in quel ranking dove chiaramente le cose poi cambiano radicalmente perché quando tu cominci a stare già dentro al tabellone dei tornei più grandi, dopo diciamo, il ritorno economico cambia parecchio e cambia parecchio non cambiando poi eccessivamente il livello di gioco, perché il livello di quelli che vanno avanti nei tornei subito dietro i challenger che come tu vedi poi specialmente quelli che arrivano avanti sono ragazzi che magari un anno dopo 2 anni dopo ti trovi numero 30 del mondo, 40 del mondo, 50 del Infatti, mondo. Matti Marzio, bisogna 6 punti nei tornei minori, se non vai mai quelli a bruciare. E noi ci raffrontiamo ad esempio spesso perché io comunque sono in una famiglia di sportivi perché io ho avuto il mio suocero che è stato, correva ai tempi di coppia, è stato un gregario forte. Adesso ho il nipote che si chiama Valerio Conti, che è quello che quest'anno è stato anche 7-8 giorni maglia rosa al Giro d'Italia. E per cui abbiamo sempre dibattuto tra il calcio, anche il ciclismo, no? Che nel momento uno vede il ciclismo come uno sport abbastanza povero. Invece comunque il ciclismo, già soltanto quelli che fanno il Giro d'Italia, sono 300 corridori. Di cui 40-50 sono italiani e il quarantesimo, che se tu prendi il quarantesimo tennista d'Italia, si muore di fame.
E invece il 40° ciclista d'Italia è uno che comunque guadagna tutto spesato, perché non tirano fuori una lira, perché è tutto spesato dalla squadra, prende uno stipendio tranquillamente dei 100-150 mila euro, 200, 250. Poi ci sta il campione che prende 5 milioni d'euro, però certo, quello che arriva comunque a fare il professionista e se fa una carriera da gregario si guadagna 150-200 mila euro l'anno, certo, per 10 anni, poi finisce la carriera, però certo, diciamo, puoi fare il professionista, no? Il tennista non lo può fare il professionista, no, se ha 22 anni no, è ancora numero 130-140 e magari sei anche numero 5, 6, 7, 8 d'Italia, per cui sei un giocatore forte, ma te devi far prestare i soldi per giocare. Questo è, sì, è vero. In Serie A i calciatori, quanti ce ne sono italiani che, non dico che sono mezze pippe, sei un giocatore bravo, però un numero 7 d'Italia, 8 d'Italia, il rapporto del tennista è più forte, no? A livello, però sai che c'è, Marzio, se tu fai le leggi per il mondo, 500.000 euro l'anno, e il tennista ci rimette, se fai il tennista sei numero 8 d'Italia, 10 d'Italia. Lo so, però Marzio, io dico, per me sono mal distribuiti, l'ho vissuto sulla mia pelle con i ragazzi che ho portato in giro, non puoi stare fuori 3 settimane e tornare con 10 punti, anche se vinci il torneo, cioè, non puoi. Cioè, devi fare in modo che chi capitalizza i punti, quello che spendi deve essere capitalizzato in punteggio, così posso insomma non muovo mai da là io, cioè, perché mi serve una wild card per giocare a 50.000, mi danno sta wild card e mi metto contro la numero 1, cioè io ho la possibilità di avere i punti per poter scegliermi tornare a fare in giro per il mondo, se io i punti li prendo, ma dove vado? Cioè, o che mio padre è un miliardario, allora posso investirci 10 anni, ma gente normale che tu vale tira fuori magari 50.000 euro per coprirti un anno e mezzo, due, poi che fai? Cioè, tu anche se hai vinto 10 tornei, c'hai 20 punti, che sei 600 al mondo, che ci hai fatto? Questa cosa la so anche bene, perché oltre quella che abbiamo passato noi, dopo io l'ho passata pure con mio figlio, perché io ho mio figlio che è professionista di golf, è stato campione d'Italia 3 anni, e quando è arrivato sul tour quello più grande ci ha provato 2-3 anni, ma è proprio... il golf è uno sport che ti costa ancora più del tennis, e tu spendi 70-80 mila euro l'anno soltanto per provare a diventare, ecco, l'equivalente del numero 100 dei primi 100 del mondo, ma se non ci diventi giochi, a meno che non sei proprio miliardario, ci provi 2 anni, 3 forse, e poi devi smettere, devi cercare, no, di fare la differenza, devi buttare magari sull'insegnamento, come per dire ha fatto lui. Però è molto, insomma, la cerchia di quelli che andranno a guadagnare e potranno, diciamo, vivere con la professione, che sia tennis, che sia golf, ecco, sono veramente pochi, perché di calcolare che sono in tutto il mondo, insomma, certo. Bene, allora, siccome poi dopo Claudio deve andare in campo fra poco, che ha delle lezioni, andrei a chiudere parlando un po' anche, siccome, del tennis del futuro, perché siccome voi prima parlavate di sono cambiati gli attrezzi, sono cambiate tante cose, adesso hanno cominciato a fare tipo il Next Gen, i tornei, i set fino a 4, e in Australian Open adesso non ci sono più giudici di linea, è tutto a livello, diciamo, informatico. Come vedete voi, rimarrà il tennis, rimarrà sempre uguale, ci saranno dei cambiamenti anche a livello di regole di gioco? Come vedete l'andazzo, se così si può dire? Guarda, io la vedo così, che il tennis segue le generazioni attuali. Adesso il mondo si muove sui social, i ragazzini sono molto più svegli, sono molto più cose di noi, quindi crescono in un mondo diverso dal nostro. Quindi sicuramente anche nel mondo del tennis e dello sport in generale si adeguerà a questi cambiamenti generazionali che ci sono stati. Noi eravamo molto più semplici, le regole erano quelle antiche, adesso si evolverà tutto quanto, tutto più veloce, si brucerà tutto in maniera più rapida, quindi io sono convinto che cambieranno tante cose anche nel tennis, per dare spettacolo e per far sì che la gente non si stanchi, perché una volta un bambino guardava un match di tennis come io, Coppa Davis 3 su 5, stavo lì 5 ore a guardare la partita, adesso se metti un ragazzo anche che fa sport a vedere un match, guarda un tempo, va via, poi ne guarda ancora uno, vedo come, cioè, l'attenzione è cambiata, quindi dovranno cambiare anche le regole per mantenere alto il livello di attenzione dei ragazzi quando fanno questo sport o guardano questo sport, io la vedo così. Sono d'accordo. Marco? Beh, io penso che cambierà in conseguenza degli input che riceverà da chi poi
un po' in mano le redini del discorso, che sono principalmente, secondo me, le televisioni, perché è uno sport che adesso, a maggior ragione col fatto della pandemia, che non c'è il pubblico o parzialmente c'è il pubblico, però comunque cercheranno sempre di renderlo più possibile uno sport televisivo, e per cui andranno incontro alle esigenze televisive, perché sono poi quelli che tirano fuori la maggior fetta, la grande. Diciamo, per quanto riguarda principalmente gli sponsor, insomma, e comunque chi cerca di acquisire l'evento televisivo è chiaro che ti dà una quota enorme e vuole far sì che abbia un ritorno dal punto di vista degli ascolti, per cui non so se magari, faccio un esempio, dovesse essere più producente fare i set a 4 magari o a 5, perché magari tu appena finisce il set ci metti uno spot più lungo, una cosa del genere, magari questo è un discorso dove loro vanno a spingere per questo motivo, però bisogna vedere fino a che saranno in grado di mantenere anche un po' le cose come sono sempre state, un po' oppure dovranno è difficile per far tornare i conti un po' di lupo, che Claudio ha fatto delle attenzione. La tradizione basta vedere diciamo le magliette con cui magari uno gioca una finale, vuoi dire, si mettono certi con le t-shirt, col pigiama, no? Noi eravamo rimasti ancora ai confini pastello quando è entrata la fila, che per un periodo di tempo l'ha fatta da padrone. Quando vedi magari Nadal che ti entra in campo con i pantaloni sotto al ginocchio e con la canottiera, è un po', fa tutto un po' parte della stessa paniere, insomma, diciamo. Sì. Aspettate che ho perso l'audio. La vedo così. L'audio non vi sento più, che vediamo. Ma io ci sono, ti vedo, ti sento. Allora. Io ti sento, okay. Sì, sì, sì. Ok. Io adesso ci chiudo e vado. Vai, no, andiamo in chiusura. Io vi ringrazio per la disponibilità, per la chiacchierata. Ovviamente, come sempre, salverò questa puntata e poi la pubblicherò sul canale YouTube. Claudio, quando vuoi, magari un giorno ne parliamo un po' più di tecnica specifica e parliamo, sì, parliamo della scopa. Parliamo della scopa, facciamo una puntata con la scopa. Adesso mi viene in mente il titolo, ma me lo tengo. E Marzio, grazie mille ancora per la tua disponibilità. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao Marzio, buon lavoro. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Un augurio e anche una profezia lo volevo fare a Sinner e comunque anche agli altri ragazzi, perché adesso abbiamo veramente una squadra forte, che io penso che abbiamo possibilità, Sinner, di diventare il numero uno del mondo e l'Italia di vincere la Coppa Davis. Magari. Nei prossimi anni. Magari. Sarebbe per il nostro sport un Viagra, guarda. Sono d'accordo. Sarebbe una medicina fantastica, sarebbe, guarda. Ci mancano un po' le donne in questo momento, ma secondo me arriveranno anche loro. Speriamo. Bene. Ciao. Fanno un altro sport. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Seguite la pagina e troverete chi faremo la prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao, ciao, grazie.